Ma ci è stata prospettata una situazione che è molto complessa, perché sono partiti direttamente i licenziamenti per un'ottantina di operai. I titolari inglesi di questo stabilimento sono letteralmente in fuga, non abbiamo neanche la possibilità di legare l'acquisizione della cassa integrazione straordinaria ad un programma anche di riconversione industriale. Quindi si tratta in primo luogo di riportare i titolari dell'azienda e i rappresentanti di questa multinazionale a un tavolo di trattativa per capire esattamente quali sono i loro progetti. L'impegno che assumiamo noi è di premere perché sia riconvocato questo incontro in prefettura. Vedremo anche di interessare della questione il Ministero dello Sviluppo, anche se non ho molta fiducia, sinceramente, in questo momento il Ministero dello Sviluppo è impegnato su vertenze che hanno ben altra dimensione. Electrolux, 4.000 licenziamenti rispetto agli 80 di Salerno, vicenda dell'Ilva che rimane ancora aperta. Comunque si tratta di premere per riuscire a portare a un tavolo i titolari di questa azienda e per vedere di capire esattamente qual è l'intenzione dal punto di vista industriale e produttivo. Il problema è l'Italia, ovviamente, il programma di deindustrializzazione di questo paese. Soprattutto le grandi multinazionali si spostano o dove ci sono condizioni fiscali o di mercato del lavoro vantaggioso o dove hanno un costo del lavoro che è drammaticamente più ridotto rispetto al nostro. Ora il problema è grave perché ovviamente riguarda tutto il paese, non riguarda Salerno. Registriamo crisi drammatiche dell'industria dappertutto, questo richiederebbe ovviamente anche un altro passo e un'altra attenzione anche da parte del governo nazionale, ma lasciamo perdere le questioni nazionali. Adesso l'obiettivo che abbiamo è riportare rapidamente a un tavolo i dirigenti di questa azienda e chiedere a questi dirigenti qual è un piano industriale alternativo che hanno, perché se ci dicono di no, che non hanno nulla, allora dovremo ragionare noi su quell'area per vedere quali attività produttive possiamo ricollocare anche attraverso un programma di formazione dei lavoratori. Il problema è bloccare oggi i licenziamenti, perché se rimane ferma l'attivazione dei licenziamenti non puoi attivare neanche una cassa integrazione straordinaria, quindi la situazione dei lavoratori diventa davvero drammatica. Ecco, siamo impegnati ad acquisire almeno questo risultato di minima, avere una cassa integrazione straordinaria per poter respirare per un anno e mezzo e immaginare un diverso avvenire produttivo per quell'azienda. Ma chiaramente abbiamo spiegato al sindaco qual è stato il metodo, che cosa questa azienda fa, cosa facevamo noi qua a Salerno, il nostro grado proprio di qualità, di efficienza, quindi di competenze che c'erano qua a Salerno. Chiaramente lui ha detto farà tutto il possibile, e ulteriormente si proverà anche in prima battuta a portare l'azienda al tavolo e cercare di attivare eventualmente gli ammortizzatori sociali che questa azienda non vuole nemmeno attuare, ma licenziarci direttamente e poi successivamente vedere anche se vi sono possibilità per quanto riguarda una riconversione e tutto quello che possiamo fare in merito all'area o a qualsiasi altra attività che potrebbe essere possibile. Assessore Calabrese, la prima uscita pubblica questa mattina è Sentra da nuovo segretario. Innanzitutto, quali sono gli auspici per questa nuova elezione, per questa nuova carica che punta anche un po' alla rinascita di Sello, no? Qui in provincia di Salerno? L'impegno è quello che è stato già tracciato per il passato per quanto riguarda Sinistra Ecologia e Libertà. Si tratta di continuare a lavorare in quella direzione. Il partito è un partito che ormai è strutturato, è cresciuto nel tempo, si è radicato su tutto il territorio provinciale. Il mio impegno sarà in particolare a seguire queste vicende nell'immediato legate a una serie di vertenze del lavoro che, tra l'altro, per andare direttamente al caso che sto occupando in questi giorni, anche gli organi di informazione, cioè il licenziamento
dei dipendenti dell'ex Filtrona. È una vicenda che a mio avviso ha dell'incredibile, senza nessuna forma di preavviso, dei lavoratori, dei giovani lavoratori si sono trovati di punto in bianco senza lavoro. Quindi SEL sarà impegnata sicuramente sui temi del lavoro, però anche con delle proposte concrete tese a valorizzare quelle che sono le risorse del nostro territorio. Ha del paradossale che, come dire, la rete stradale della nostra provincia versi in quelle condizioni pietose, isolando dei territori che tra l'altro rischiano di mettere, come dire, in seria discussione il futuro della prossima stagione balneare turistica per non solo l'area del Cilento, ma in qualche misura anche della costiera amalfitana, dove anche lì sono numerose le frane. Credo che se non si interverrà immediatamente la prossima, ripeto, stagione è a serio rischio, e quindi questo metterebbe a rischio ulteriori posti di lavoro con la crisi che è già, come dire, galoppante.